Daniel Donati, che è export manager di Sette Ponti, e Sette Ponti produce il crognolo. Anzi, cioè crognolo, non crognolo. Crognolo. Crognolo, perché il crognolo che cos'è? Il crognolo è probabilmente anche la stessa cosa. Da noi, sei di crognolo vuol dire che sei di testa molto dura. E credo che derivi dalla stessa pianta da cui prende il nome il vino. Però noi, perché il legno è molto duro. Il legno è molto duro, sì. Però non lo chiamiamo crognolo. E il vino è un Sangiovese prodotto nella zona del Valdarno di Sopra. Di Sopra, esatto, sì. Siamo sulle colline tra Arezzo e Firenze, per esattezza. Il paese si chiama Castiglionfibocchi. E siamo sulla via di Sette Ponti, insomma, da cui deriva il nome dell'azienda. Sette Ponti perché erano i ponti sull'Arno? È l'antica via che collega Arezzo a Firenze. E attraversa l'Arno 7 volte, ci sono 7 ponti, sì. Caspita, insomma, non riuscivano a farla più dritta. No, è piena di curve, insomma, sì. Purtroppo l'Arno dava un po' fastidio. E il ponte più vicino a noi è quello più famoso, è Ponte Buriano, ed è famoso perché è nello sfondo del quadro della Gioconda. Beh, è una cosa straordinaria. Tra l'altro erano proprio i vini che probabilmente beveva la Monna Lisa, perché se c'aveva quello sfondo lì, c'è un editto di Cosimo III, mi sembra. Del 1716. 1716, che definisce quella zona come altamente vocata per la produzione di rossi. Insieme al Chianti, al Pomino, al Carmignano, sì, no? Sì, e poi il Valdarno di Sopra. Il Valdarno di Sopra, esattamente. Erano le zone. Sì. E il Valdarno di Sopra adesso avrà la denominazione di origine controllata. So che è in fase di arrivo, sì. Stanno mettendo a punto tutte le cose. È l'unica che non ha né denominazione di origine né di OCG, che si era un po' persa all'interno del Chianti, diciamo, dei che Goli questa, aretini, no? Questa gloria antica è stata forse un po' persa nei secoli, però la stanno recuperando. Insomma. Ma Arezzo hanno sempre pensato all'orificeria più che a ogni altra cosa, purtroppo. Sì, però stanno riscoprendo anche i vini a questo punto. I vini sono ottimi, infatti il Crognolo è un crognolo. Anzi, è un vino molto molto interessante. Sì. Sette Ponti però è un'azienda che è molto più famosa all'estero, dove ha avuto dei punteggi dalla critica internazionale incredibili, piuttosto che in Italia. E questo è un fenomeno, da un certo punto di vista, molto positivo, perché farsi conoscere all'estero è una cosa sicuramente positiva. È anche un peccato non essere profeti in patria, però, da un certo punto di vista. O esserlo fino a un certo punto, no? Ecco, ma come mai è successa una cosa del genere? Allora, io all'epoca ancora non ero un'azienda, si parla degli anni 98-99, le prime annate di Crognolo e di Oreno. Io credo che proprio questa forza che i punteggi, per fortuna, che purtroppo riescono a dare i vini, sia stata la motivazione per cui all'estero siamo cresciuti molto rapidamente. E gli stessi punteggi che in Italia hanno un pochino meno appeal, forse hanno spinto meno velocemente la stessa azienda, che invece all'estero ha una velocità istantanea e importante. Quindi all'estero siamo cresciuti subito e molto velocemente. Ma soprattutto in America Sette Ponti è una star. Stati Uniti, Canada, Sud America, Germania, Svizzera sono mercati principali in Europa, siamo importati comunque sia ovunque, Medio Oriente stiamo crescendo forte, Asia stiamo andando molto bene. Comunque Sette Ponti non è solo Sette Ponti, ci sono anche altre aziende del gruppo Sette Ponti, esatto. Perché ce n'è una a Bolgheri, una Bolgheri, produce dell'Orma, facciamo un solo vino che è l'Orma, che è a base Merlot se non sbaglio, 50, molto... Merlot, 50 Merlot, 30 Cabernet Sauvignon, 20 Cabernet Franc, e poi avete un'azienda in Maremma, Poggio al Lupo e poi in Sicilia. Tra Noto e Pachino abbiamo una bellissima realtà che si chiama Feudomaccari, dove produciamo principalmente Grillo e Nero d'Avola. Sì, e fate un vino che si chiama il Saia, che è particolarmente buono e è molto molto performante, diciamo, anche quello ha preso un sacco di punteggi. Punteggi anche lì, anche riconoscimenti anche in Italia, dal Gambero Rosso. Certo, un aspetto che bisogna sottolineare è la vulcanicità del proprietario di Sette Ponti, che si chiama Antonio Moretti, che è sicuramente la nostra forza. È un industriale tessile sostanzialmente, nel tessile, nel calzaturiero, ha questa realtà familiare comunque sia degli anni 50, perché è tenuto a Sette Ponti dalla famiglia fin dagli anni 50, e producevano, mi dicono, uva di qualità che veniva venduta, e metà anni 90 lui, avendo la passione veramente vera e profonda per il vino, ha deciso di fare vini di qualità con la propria etichetta, con la propria azienda. Sì, perché ogni tanto scappa, va in Borgogna a fare dei viaggi, torna con la macchina carica di vino, dicendo dobbiamo fare questo. Sì. Giustamente, per migliorare uno deve studiare gli avversari migliori, quindi insomma alla fine... Ovviamente in Borgogna ne trova di bravi. Di buono ci può trovare sicuramente. Ecco, però lui è veramente un personaggio estremamente vulcanico, una persona appassionata, come dicevamo. Sì. Ed è uno che si è anche dotato di gruppi di
consulenti prevalentemente giovani, come sei tu ad esempio. Sì, sì. Io sono 40 anni, 41. Quindi nel mondo del vino sei un bimbo. Ma sai, anche il dottore è molto giovane ancora, insomma, alla fine. Beh, non ne ha 60? Sì, siamo nell'ordine dei 60 anni, quindi insomma ancora... Ma ha fatto già un percorso piuttosto importante. Bellissimo, sì. E dopo avergli fatto questo monumento di carattere generale avergli riconosciuto... Guarda, allora, per non far sembrare che io dico solamente cose positive, non è semplicissimo lavorare col dottore, perché ovviamente non è cosa facile del mondo, però è sicuramente interessante, non ti annoi mai e hai sempre cose nuove da affrontare, da portare avanti, perché l'idea è... Qualche stimolo anche, no? Sicuramente sì. Ecco, perché è una persona veramente molto appassionata del suo lavoro. Sì. Anche di quello di industriale tessile, devo dire. No, assolutamente sì. Però devo dire che si dedica molto di più ora a questo mondo qua. Beh, meno male, perché almeno questo va bene. È supportato da, insomma, da dei figli in gamba che riescono a portare avanti le altre cose della famiglia. Sì, ma soprattutto perché poi il mondo del vino sta andando abbastanza bene. Ma poi quello che lo diverte di più, quello che gli piace, insomma, è il mondo che... Bene, volentieri. Abbiamo raccontato dei vini, abbiamo raccontato di Antonio Moretti e a questo punto non ci resta che salutarci e ringraziandoti per questa intervista. È sempre un piacere, Daniele. Grazie.